Non si può che essere stupiti, sfogliando le pagine dei notiziari e delle recensioni su giornali e riviste, del numero sconvolgente di maestri, di grandi e profondi trascinatori di anime che appaiono nello spazio di pochi mesi. E quante volte, in così poco tempo, si esclama: finalmente ecco un poeta autentico. Quante volte si afferma che è stata scritta la più bella storia di animali e il miglior romanzo degli ultimi 10 anni. Poche settimane dopo, nessuno ricorda più quelle impressioni indimenticabili. Le origini di simili giudizi nascono per lo più in circoli ermeticamente chiusi l'uno all'altro. Sono emessi da editori, autori, critici, giornali, lettori che non escono affatto da quella cerchia. E tutti questi circoli e circoletti hanno il loro genio, o almeno il loro nessuno, ma con il predicato unico nel suo genere. Infatti non si ammira tanto ciò che fa partecipe tutti di qualche cosa, quanto ciò che lascia a ciascuno il suo. Se non ci si limita alle belle lettere, il loro ritratto in gruppo diventa veramente straordinario, perché il capannello, il circolo, la scuola o l'ampio successo intorno a questa e a quella persona che esercita un'attività intellettuale riconosciuta non sono niente in confronto all'infinità di sette che si aspettano la salvezza da una dieta a base di ciliegie, dallo sviluppo del teatro all'aperto, dalla ginnastica ritmica o da qualunque altra stravaganza. Perciò nella Germania di prima della crisi si stampavano più di 1000 riviste e 30.000 libri nuovi, e ciò è stato considerato un segno evidente del suo vigore intellettuale. Disgraziatamente è molto più verosimile supporre che sia stato il sintomo, a suo tempo trascurato, di una straripante mania di dominio. Migliaia di gruppettini, ognuno per conto suo, sospendono la propria vita a un'idea fissa, cosicché non è il caso di stupirsi se un vero paranoico non potrà più resistere alla concorrenza dei